Per la solenne chiusura del Triduo dei defunti di Clusone, il parroco Monsignor Giacomo Panfilo ha voluto accanto a sé, per la messa delle 10, il vescovo uscente di Bergamo, Monsignor Roberto Amadei, in procinto di lasciare la guida della diocesi orobica per raggiunti limiti anagrafici. È stata una celebrazione squisitamente sacerdotale, ha sottolineato Monsignor Panfilo, nel ricordo e nel suffragio non solo di tutti i defunti della parrocchia, ma anche di tutti i sacerdoti, i religiosi e le religiose, che a Clusone sono nati o hanno svolto il loro ministero, oppure che da Clusone sono partiti come missionari per portare in tutto il mondo il messaggio cristiano. Il Vescovo ha salutato i presenti ribadendo il forte legame che unisce ogni comunità cristiana ai propri defunti e la speranza che pervade il mistero della morte come una grande luce capace di dissolvere le ombre della sofferenza e della paura. Proprio dai nostri cari che ci hanno preceduto nell'aldilà, ha concluso Monsignor Amadei, ci viene il messaggio forte che può rendere serena e feconda la nostra vita. La fede, che sorretta dalla speranza, ci rende capaci di migliorare noi stessi e il mondo, improntando il nostro operare di tutti i giorni all'amore per i nostri fratelli.